Segui La 7 anche su Instagram. La 7, ovunque con te. Cose che non si possono controllare, mi permetterà la battuta, sì. La porto sul Partito Democratico. È contenta? Faccia lei. Moderatamente, diciamo. Le voglio assolutamente chiederle adesso tutta la discussione su Paolo Ciani. Le dichiarazioni sulla guerra, ma soprattutto la nomina a vice capogruppo, e poi prima c'era stata la polemica su De Luca, su Piero De Luca, figlio del presidente della regione Campania Vincenzo De Luca. Le chiedo, sta facendo bene la Schlein? Allora, non entro nel merito della dinastia De Luca perché è un argomento, diciamo, sul quale mi sono imposta una sorta di igiene mentale prima di tutto, quindi non tocco quell'argomento. Ma io trovo legittimo che in un gruppo parlamentare che è composto anche da parlamentari di altri partiti si dia in qualche modo uno spazio a persone che appunto appartengono ad un altro partito, perché Ciani non è del Partito Democratico ma è stato eletto dentro il Partito Democratico, quindi è nel gruppo parlamentare. Trovo assolutamente legittimo che si dia una rappresentanza, anche se è uno solo, bene, ragione di più, si può rappresentare solo da solo, però è sappiamo perfettamente però che a proposito dentro il PD c'è un altro dibattito, che è quello del mondo cattolico, cioè si continua a dire con la Schlein non c'è spazio per i cattolici. Nel momento in cui viene nominato un vice capogruppo che appartiene ad una tradizione del cattolicesimo italiano, pur nelle nette distinzioni tra la sua appartenenza al movimento della comunità di Sant'Egidio, e al partito, che lui stesso mi pare abbia giustamente sottolineato, nel momento in cui viene nominato, allora a quel punto non va più bene. Questo dimostra due cose. Uno, che chi rivendica l'identità cattolica dovrebbe in maniera molto più onesta, come forse ci siamo detti altre volte, rivendicare quella post-democristiana anziché quella cattolica. E in questo momento chiarirsi sulle polemiche che secondo me si sono aperte in maniera pretestuosa. In fondo io penso che il Partito Democratico debba riprendere un rapporto con il movimento cattolico, quello delle parrocchie, quello del volontariato, quello che sta con gli immigrati, quello che sta con i poveri nelle mense, quello che lotta per la tutela dell'ambiente, per la pace. E quindi secondo me questa è una scelta, sarà anche la stima nei confronti della persona interessata, che io considero assolutamente legittima e anche nel merito anche positiva. Senta, le devo chiedere positiva. Un'ultimissima cosa. Pride a Roma. Mi dica...